Francesco Verducci, Partito Democratico, lei ha fatto un bel discorso in piazza, ha detto volete cambiare il decreto, ma sembrava quasi un sindacalista, lei non è un politico? Sono un politico, ma questa è una battaglia nella quale credo tantissimo e con il sindacato stiamo lavorando insieme, perché questa è una vertenza fondamentale per il paese. In questo caso non è una vertenza di categoria, ma riguarda veramente il futuro delle nuove generazioni, dei ragazzi più deboli e più fragili. Io ci credo tantissimo. Sconfiggere il precariato significa dare la possibilità alla scuola italiana di un grande salto di qualità, perché oggi il precariato è il cortocircuito che la Lega, che appunto anche impedisce la continuità didattica e quindi colpisce i bisogni degli studenti. È una battaglia fondamentale. Ma il decreto lo fa il governo è fatto anche dal Partito Democratico, da partiti di sinistra, da tutti i partiti. Sì, però il governo e il Parlamento hanno ruoli diversi. Quindi noi come Partito Democratico faremo adesso la nostra parte per cambiare le cose che non ci convincono. Bene che ci sia la procedura di stabilizzazione, invece è sbagliato che non valga per tutti i precari, che ponga dei limiti per chi è abilitato o specializzato e che non prevede le assegnazioni provvisorie, che sia incardinato questo processo sulla competenza disciplinare e non sulla competenza professionale, che invece è il nucleo fondamentale che noi dobbiamo avere al centro della stabilizzazione. Il Partito Democratico è spesso in sintonia con il Movimento 5 Stelle che propone una sanatoria per i precari, va bene così? No, non è una sanatoria, assolutamente. Chi dice che è una sanatoria vuole denigrare i precari in realtà, no, perché sono insegnanti che sono già dentro la scuola, sono insegnanti che faranno una procedura di stabilizzazione che a tutti gli effetti, quindi di fatto per titoli e servizio e prova finale, è però una procedura concorsuale e quindi non è affatto una sanatoria. Chi dice questo denigra migliaia e migliaia di insegnanti. Avrete 60 giorni durante la conversione in legge del decreto per cambiarlo, su cosa punterete? Estendere il decreto a tutti i precari storici, togliere il requisito dei 36 mesi per chi ha abilitazione o specializzazione, introdurre le assegnazioni provvisorie, togliere l'impedimento di poter rifare il concorso ordinario a chi viene bocciato e prevedere la prova finale sulla competenza professionale e non su quella didattica.